Zdravím všechny přátele českých center. Saluto tutti gli amici del centro cieco. Quando ho scritto Teoria della stranezza, non avrei immaginato nemmeno per sogno che la realtà avrebbe superato la mia immaginazione. Spero che il nostro mondo riacquisti presto una forma più comprensibile e accogliente. Quest'anno il mio libro uscirà in italiano e spero di poter essere con voi. Ora vi leggerò un brano su una delle stranezze di Praga, città che oggi ha un aspetto parecchio diverso da quello a cui siamo abituati. Mi sono avviata di proposito sulla Reslova a piedi e intanto immaginavo i personaggi di F.L. Weck che dalla finestra della casa del clero, presso la chiesa di San Carlo Borromeo, osservavano la fustigazione del povero soldato. Jirásek doveva conoscere molto bene questo luogo, visto che abitava dietro l'angolo. Anche questo scorcio di Praga è stato segnato dal risanamento compiuto a cavallo tra i due secoli. Originariamente la strada terminava proprio sotto la chiesa e il fiume era raggiungibile solo deviando su via Nažderáze, adiacente al penitenziario di San Václav. Il penitenziario aveva sede proprio lì dove si trova attualmente il palazzo con la targa commemorativa dedicata a Jirásek. Ancora prima qui c'era il castelletto di Václav IV, costruito sulla rupe Bžeska. Oggi ci passa una brutta strada con due direzioni di marcia. Sembra impossibile che un tempo l'abitazione del re cieco, Václav, si trovasse qui, proprio in vicinanza della chiesa consacrata a un altro Václav, un quartiere che oggi non ha niente di regale. Un sovrano dei nostri tempi non ci vivrebbe mai. E a quel punto mi viene in mente una cosa e scoppio a ridere lì per strada. E dove pensi che abbia vissuto Havel Sciocchina? E guarda caso si chiamava Václav anche lui. Il palazzo di Havel era proprio accanto a quello della nonna, ovvero al mio, più o meno dove un tempo si trovava il castelletto del re Václav. Prima che Havel fosse eletto, uno dei motti era stato proprio dal castelletto al castello. Colpita da questo curioso legame, stavo ancora scrollando la testa quando attraversai la strada verso la casa danzante, lì dove un tempo si innalzava una rupe sopra la superficie della Moldava. Prima di costruire la diga del fiume l'hanno fatta esplodere per pianeggiare il terreno. E in quel preciso punto poi, nel 1945, cade una bomba aerea, un luogo che a quanto pare non attira solo i capi di Stato ma anche le esplosioni. Nel corso di un migliaio di anni si sono succeduti in quel paio di ettari vari monasteri. Dovrebbe essere un luogo pullulante di preghiere fino al cielo, ma in realtà non dà questa impressione. Forse la caserma e la prigione che in seguito si sono trasferite lì hanno cancellato la sua solennità, pur essendo le tre istituzioni molto simili fra loro. Grandi edifici austeri, abitati da soli uomini con un uniforme addosso, sottomessi a una gerarchia e a un severo regime. Sul molo pavimentato ho immaginato la rupe di un tempo, su cui si ergeva dapprima il piccolo castello, poi il monastero e alla fine il carcere di San Václav, chiuso a causa dell'alta mortalità tra i detenuti. I reclusi sopravvissuti sono stati trasferiti in un altro carcere, anch'esso sotto l'immaginario patrocinio di un santo, a San Pancraz. Su una rupe, un paio di centinaia di metri più in là, sopravvissuta ai risanamenti della vecchia Praga, serpeggiavano verso il cielo le due torri di cemento bianco della chiesa della Vergine Maria, situata nel monastero di Emmaus. Da bambina mi intimorivano, perché erano troppo simili alle sculture socialiste del nostro quartiere popolare di prefabbricati. Mi facevano l'effetto di un freddo cosmodromo infilato a forza in un antico complesso edilizio. Ci ho messo 20 anni per capire che l'architetto che ha portato a termine negli anni 60 la costruzione della chiesa bombardata ha impresso alla doppia torre la forma di un angelo in piedi. Da quel momento guardo la chiesa con tenerezza ed emozione. E ancor più mi commuove il fatto che sulla riva opposta della Moldava, in un quartiere chiamato Angel, si erge praticamente sullo stesso parallelo un altro palazzo che ha la forma di un angelo. Si guardano quei due sottili fieri edifici separati dal fiume. Spero che si stiano simpatici. Quei due angeli si passano tra loro poco meno di 30 anni, una differenza insignificante dal punto di vista della storia dell'architettura e da quello dell'angelologia meno di un battito d'ali. Chissà che linea di forza si inarca tra loro. Comunicheranno in una lingua angelica. Attraversando la loro linea di unione ho sentito un intorpidimento alla radice della lingua, mentre lacrime di irrazionale commozione si accumulavano dentro di me. A možná lepších kolejí.